Allora, ora d'acqua prenderò tutti gli ingredienti della farmacia Vernile che mi servono per la mia ricetta. Allora, mi serve l'olio di cacao, eccolo qua, l'olio di edera, eccolo qua, olio essenziale di menta, essenziale di menta, cioè mischiato, eccolo, menta piperita, era dietro, e la fragranza vaniglia per dare una profumazione tipo latte menta, una cosa dolce però comunque rinfrescante per l'estate. Userò due idrolati, l'idrolato di cipresso, questo qua di Biofficina Toscana, e anche questo potete trovarlo al Caritas Shop. Da questo bellissimo scaffale la saponaria, sempre a Caritas Shop. Tra gli idrolati prendo quello di rosmarino, ovviamente potete utilizzare idrolato di rosmarino di qualsiasi marca. Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio vedere la ricetta di un fluido rassodante anticellulite bifasico che secondo me è ottimo per l'estate. Spero che si senta bene perché siamo al negozio a Caritas Shop e spero che insomma si senta bene, se no troverò una strategia io per migliorarmi. Comunque ho preso tutte le materie prime dal negozio, perché noi abbiamo in negozio le materie prime di Farmacia Vernile che sono ottime, e quindi adesso ci mettiamo in questa ricettina. Allora, è semplicissimo. L'olio di edera io utilizzo, che è una novità, che è un olio anticellulite, rassodante e drenante, e l'olio di cacao, che mi piace tantissimo, anche il tocco, perché è molto setoso sulla pelle, e anche questo ha delle proprietà rassodanti per la pelle. Io quindi vado a versare nel beaker l'olio di edera, lo vado a mischiare. Io ho preso tutte le materie prime qua, tutte belle confezionate, vedete, troppo carine. Ovviamente ci avanzeranno, quindi lo potremo preparare anche altre volte. L'olio di edera lo verso qui dentro. Poi vado a mettere... No, questo è di cacao. È bello l'olio di cacao, mi piace di so. L'olio di cacao è bello anche da utilizzare puro sul corpo dopo la doccia, tipo un po' come l'olio di cocco, perché ha un tocco rispetto agli altri oli più setoso e cremoso. È buonissimo. Infatti vedi, anche più densa la consistenza. Guarda, se tu riprendi qui dentro si vede che l'olio di cacao è più denso rispetto a quello di edera e rispetto a tutti gli altri oli. L'olio essenziale di menta, che è rassodante, quindi è anche rinfrescante per questa stagione, è ottimo. E un po' di fragranza di vaniglia, ovviamente potete utilizzare qualsiasi fragranza volete voi o anche solo l'olio essenziale di menta. Io ho voluto mettere anche questa di vaniglia per dare un po' la profumazione del latte e menta, perché la vaniglia è dolce, per riprendere un po' quella profumazione là. Quindi ci metto come olio essenziale di menta 5 gocce e 5 gocce di fragranza vaniglia. Buonissima, questa è una fragranza ottima, è favolosa. Se vi piace la vaniglia la potete utilizzare anche per fare un olio corpo semplice, tipo nell'olio di mandorle, utilizzarlo dopo la doccia, o anche metterla in una crema che è poco profumata. Bastano 4-5 gocce e diventa una crema super profumata. Poi vado un po' a mescolare. Questo punto a parte, io vado a mettere gli idrolati con il Coast Guard. Allora, negli idrolati io ho scelto l'idrolato di cipresso e l'idrolato di rosmarino. Sono due idrolati che hanno una funzione rassodante, anticellulite, anche per rassodare contro le vene varicose, eccetera, e sono veramente ottimi. Infatti anche qua c'è scritto astringente, coadiuvante, anche contro i trattamenti della cellulite, anche quello di rosmarino. Voi però potete anche utilizzare un altro tipo di idrolato, o se non l'avete anche l'acqua semplice comunque va bene. La cosa bella è che volevo mettere la caffeina sciolta all'interno dell'idrolato, quindi basta semplicemente intiepidire, riscaldare leggermente l'idrolato. Io adesso qua non lo posso fare perché comunque sto in negozio e non ho il fornello, ma mi attrezzerò, anche faremo un'altra dimostrazione, magari metterò il fornello. Comunque basta leggermente intiepidirlo anche a bagnomaria e si scioglie la caffeina dentro, perché è idrosolubile, quindi si scioglie nell'acqua o nell'idrolato caldo. Quindi adesso la caffeina non la metto, però comunque nella ricetta ve la inserisco, perché comunque la caffeina è anche anticellulite, rassodante, quindi è ottima.
sono ottimi da utilizzare anche come tonici, sono ottimi gli idrolati, multifunzionali. Ha un ottimo profumo, molto fresco, proprio quello di cipresso e di rosmarino vengono utilizzati sia contro la cellulite e l'assodante, ma anche per le pelli grasse e acneiche, quindi per le pelli pure. Ecco qua. Adesso immaginate che io riscaldo questo, prendo la caffeina, la metto dentro, mescolo, 2-3 mescolate e quando è caldo si scioglie, se è freddo non si scioglie, quindi perciò non la metto, resterebbe sospesa, quindi perciò non la metto. Però ci metto il cosgab, il conservante, perché anche se comunque gli idrolati sono già un po' conservati, è bene mettere anche uno 0,5% di cosgab, perché comunque così ci dura di più il nostro fluido, quindi metto 16 gocce di cosgab, che sarebbero 0,5 grammi, dove ci sono 1,5 grammi. Mescolare e lo faccio sciogliere, ok, e lo verso qui dentro. Ho preso questo bel contenitore, guarda com'è bello trasparente, così si vede che è facile quello, e vado a versare qui dentro. Quindi questo è il nostro fluido bifasico, praticamente prima di utilizzarlo va agitato. Si agita, così diventa una fase, e poi va applicato sulla pelle con un massaggio e un'azione rassodante anticellulite. È agitato prima. Quindi questo è tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video. E se volete altri video delle ricette, fatemelo sapere e venitemi a trovare il negozio qua a Calita Shop, via Santa Maria, quarto Napoli. Ciao!